Per meno male che teniamo la casa popolare. E se no, a dove andiamo a finire? 700 euro. Non facciamo sforzi, si mangia e si vive. Però 700 euro con la luce, la corrente che aumenta. Tiriamo uno pizzico con coppa panza. Che mo fa? Il pizzico sulla pancia rischia con l'esplosivo aumento delle bollette e della spesa di diventare una stretta ben più asfissiante. Gli anziani con il minimo di pensione, avverte la Caritas, sono in fila davanti a mense e dormitori tra i nuovi poveri. In tanti si rivolgono a centri ascolto e sindacati chiedendo un sostegno per i pagamenti delle bollette di luce e gas. Sarà un inverno lungo e durissimo, avvertono i pensionati, costretti a cercare di limitare i danni attraverso piani di razionamenti e risparmi, rinunce anche alle dolorose. Nessun pizzico sulla pancia, com'è? So, Un mezzo pizzico ci sta. Non sempre risentiamo perché noi le pensioni le diamo alle nostre signore. Vedete voi, fate tutto ciò che. Ma rinunciano a ogni cosa. Non è che siamo allargati. I prezzi sono sempre alle stelle, purtroppo. Che mi fa? Stiamo facendo una grande battaglia noi anziani ad andare verso Roma. I tempi antichi si andava a picciare i cerocci, si andava a picciare la stufa a legno e si andava a trovare il migliore acquirente. Qual è la cosa che ha dovuto rinunciare in particolare? Non lo so se prima dava una mancia ai nipotini, se faceva qualche regalino, se si concedeva uno sfizio. Beh, è chiaro, queste usanze che ci stavano sono state un po' diminuite. Ah, cioè, per Per esempio? esempio, prima c'era 100 euro, ora c'era 50 euro. A chi? Ai nipotini. Ah, e adesso? Invece c'era 100 euro, ci danno 50 euro. Una volta faceva Babbo Natale. Una volta Babbo Natale, ma ora facciamo Babbo Natale e a Befana, facciamo 50 e 50 e ci facciamo due feste. Ah, due per uno. Tra gas e corrente non si capisce più niente, niente, non si capisce. Aumenta tutto, poi solo gas e corrente. Vai al supermercato non se ne parla proprio. O zucchero, o caffè, o sale, tutto è aumentato. Quindi ha dovuto rinunciare a qualcosa? Rinunciamo in vacanza. Ah, quindi non va più in vacanza, no. Prima dove andava? Prima andavo in Calabria. Ah, quindi adesso in casa? Ho montato una piccola piscina, la casa sta con il mio nipote. Ah, quindi fai il nonno? Faccio il nonno a tempo pieno, tre nipotini.